Ok, eccoci arrivati. Belli, piedi zupposi. Dove ora? Vieni. Oh, ma un po' di sole in sto gioco non c'è mai, raga, eh. Dove sono tutti? Niente guardie. Non usano quest'area dell'isola. Meno male lo sei te. Ok, se ci dai tu una guida dove bisogna dobbiamo raggiungere. Passare a me va bene. Allora, tanto qua sotto. A casa. Vuole trovare nostra madre. Quanto è lontano? È sull'altro lato. Bene così. Stiamo a fare il giro, no? E la vostra no. Gente? Conosco vie secondarie. Non ci vedranno. Ah, Dio. I lupi attaccheranno stanotte. Sì, me l'ha detto il mio amico. Mio cugino. Usare la tempesta come copertura. A meno che Isaac cambi idea. Il tuo capo, Isaac. Tuo capo. Cosa vuoi? Mettere fine alla guerra. Ma a quale costo? Ormai è tardi per saperlo. Mi sa. Di qua. Pensi di poterti arrampicare? È per forza. Minchia, così lenta, oh. Beh, che chi va piano va sano e va lontano, ma chi va piano va proprio piano. Ok, classica situazione da The Last of Us. Qua sopra c'è qualcosa per forza. Se me l'hai lasciato aperto. Non si sa mai. Dell'Idaho. Cosa posso creare? Non l'Idaho, cosa posso creare? Importante, ero rimasto senza. Esplosivo e nastro. Esplosivo e nastro. C'è nulla? Fatto bel pugnale. Ok. Questa. Altri pugnali. Così possiamo raccogliere tutta questa roba qua. Ma non serve adesso. Ok, grazie. Oh, hanno impiccato qualcuno. Lo so, li ho visti in giro. Mi dispiace per i tuoi amici. Era destino. Ecco il villaggio. Cazzo, Assassin's Creed Valhalla, uguale. Vado prima io? No, non posso. Qui mi sono dimenticato adesso che è senza un braccio. Prima parlavo della scala. Va piano, ma è senza un braccio, poveraccia. La tua gente è qui. L'intera isola in allerta, dobbiamo sbrigarci. Fantastico. Siamo dal campo dei taglialegna. Seguimi. Quante persone vivono? Un migliaio. Sti cazzi. È una metà del comunque tanti. Quando arriverà la mia gente. Alcuni scapperanno, i più combatteranno. Ma pensi la tua gente ti difenderà? Non lo so. Non lo so. Ok. Ok, lama. Sia un secondo però. Alcol. Freccia. Munizioni, dopo vuol dire che combatteremo un bel po'. Ok, distribuisci la carne del cervo secondo queste direttive. Ok, niente di particolare. Dove sono tutti? A combattere. Fatemi vedere se c'è altro, ma questa mi pare chiusa. Eh sì, sopra non c'è nulla.
Questo carretto ci si può salire, ma... Ah, c'è del nastro, ok. Cosa posso fare? Ovviamente manca l'alcol, quindi nulla. Integratori 37. Qua abbiamo completato tutto. 50, 50, 40. Quindi... ciccia. Lascione. Questo potrà essere utile, però adesso ce lo mettiamo sulle spalle. Che cazzo. Sempre niente alcol, eh. Sempre 37 cosi e... integratori. Nella tempesta. Quando ti perdi nell'oscurità. Vabbè, lei comunque ha le stesse credenze dei suoi, del suo stesso popolo, quindi per quel lato è rimasto fedele. Mi pare anche giusto. Qua c'è palesemente da arrampicarsi. Dobbiamo arrivare lassù. E si fa così. Non so perché sia salito, ma va bene. L'avevo lasciato lì funzionante solo per lei. Perché non mandi prima me? Perché? Perché? Alcol 0,25, ma non basta. Ovviamente non basta. Devo prenderla io l'arma. Portatele al rifugio! Presto! Chi sono? Si mette male. Lev? Come usciamo da qui? Mi sa che non usciamo. La porta sarà chiusa. La segheria. Il grosso edificio a destra con le torce. Da lì si esce. Sì, va attraversato. Perfetto. Roba da nulla. Non sapremo mai se c'era qualcosa da raccogliere lì, però vabbè. Straccio. Poi? Lame. Libera la mente. Oh cazzo. Solo nella paura possiamo trovare la vera porta. C'è qualcuno qui? Opportuno. Siamo circondati. La spia dei lupi, signora, è esattamente era un tuo alleato. Direi qua di fare una cosa molto carina. Merda. Merda. Mancato. Presa. Non è morta. Ok. Che vuoi? Arciere! Via da qui! Ehi, Abby! Bastardissimo! Via la freccia dal corpo. Ok, fatto un po' di casino, ma ne è valsa la pena. Più teatrale. Comincia la caccia. Fucile. Peccato aver sprecato la scena così, ma era necessario, ragazzi.
mi sposta, mi sposta. Forza, vieni qui. Se hai coraggio. Il coraggio ce l'hai, lo so. Ti conosco. Zitto. Ok, ci siamo guadagnati le munizioni. Vorrei rifabbricare la bomba, però non posso. E comunque sia l'alcol lo userei per le scorte mediche. Appena torna fuori gli sparo un bel dardo in testa. Appena torna fuori, però. Merda, sono un fottio. Non è facile da prendere, non è facile. Non si ferma. Si ferma, raga. Si ferma. Anche perché nel raggio d'azione è solo. Merda. Merda. Godo. Mi dai il dardo, vero? A parte sono messi uguali, quindi neanche da dire. Me lo ripiglio, ma il dardo si è spezzato. Va bene, questa prima parte è fatta. Poi qua dentro non c'è nessuno. Però mi piacerebbe ci fosse qualcosa, invece non c'è nemmeno quello. No, invece c'è cosa? 25 di alcol. Oh, che cazzo. Ok, è solo. Sono in due. In tre. Ma che situazione che si è creata, raga. Cazzo di situazione. A destra sono finiti. Ok, qua dentro c'è qualcosa da prendere. Bene così. Cosa c'è? Stracci, integratori, integratori. Quanti? 56. Efficienza kit medici. Non siamo in una buona posizione, raga, per nulla. Tanto un kit medico lo creo.
Poi dopo vediamo. Oh, questo è buono. Qua dove mi porta però? Ah, praticamente fuori. Ok. Più che altro potrebbe essere un buon nascondiglio. Ecco cosa. Se più che altro non mi ci perdessi. Mi piacerebbe poterla prendere da qua. Ferma. Brava. Entra nella segheria. La pagherai, Yara. L'hanno scoperta. Bastardo. Vai dentro. Va. Sta merda umana. Godo. Finiti d'arti. Un altro è laggiù. Però raga, devo far casino per forza, perché sono troppo uniti e allo stesso tempo lontani. C'è sicuramente quello là da far fuori. Però adesso ho finito gli oggetti da con cui sparare. Merda. Vaffan grande Yara. Beh, io glielo un bocca e le spara. Non è male come cosa. Ok, sta arrivando. Bene. Morta? Sì, è morta, ma c'è un'altra. Dove vai? Preso. Ok. Come ha fatto a prendermi non lo so. Vieni fuori. Bello, dritto al cuore. E allora vieni a cercarmi, forza.
Da che parte vai? Si muove, raga, eh? Ok, ok, c'è. C'è. E zitta. Godo. Più nessuno? Ok, grazie Chiara per avermelo detto. Ci stiamo avvicinando. Un dardo, mitico. Tre munizioni pistola, poi? Dai, qualcosa di più qua dentro. Sì. Vabbè, questo lo cambiamo, ok? Botto di cose. Kit medici, questo non si può. Questo nemmeno. Vabbè, dai, per ora ce la caviamo così. Energia in più. Ma qua c'era anche un piano superiore da quel che ho visto. Sì, quindi per forza bisogna andarci. Oh, dardi a volontà. In realtà due. Però ok. Montana, dove è ambientato Far Cry 5, tra l'altro. Come di che ti sei fatta male, eh? Non ci credo, se no. Ok, siamo arrivati al punto clou. Sicuramente ci sarà anche un tavolo da modificare le armi, ne sono sicuro. 13 pezzi, alcol non ancora sufficiente per poter fabbricare il kit medico. Mi aspettavo un tavolo da lavoro, ma sono rimasto solamente illuso. E allora andiamo. E sopra, ma mi pare di essere sempre lì. Ma vaffanculo, may she guide you. Un altro. Ora sono nel nostro. Diamo loro quel che meritano. Sopravviveremo grazie al suo amore. Ops. Che buco di culo. Se ne sono andati. Bene così. Godo. Yara, al campo dei taglialini, dove stavano portando i bambini. Abbiamo un rifugio ovunque. Se le cose si mettono male, li evacuiamo dall'isola. Bene, eravamo pronti. Pensi a evacuare i bambini. Pensa a evacuare te stessa prima a uscire viva. Poi dopo pensa ai bambini. Adesso l'alcol non c'è ancora. Facendo una collezione di pezzi veramente vergognosa. Ok, leggete così, stoppate il video e buona. Munizioni pistola, munizioni fucile. Sapevo che salire qua sopra sarebbe servito a qualcosa. E non mi sono sbagliato. Brava. Vabbè raga, un attimo. Chiamata di lavoro, sorry. Intanto ricarichiamo l'armamento e poi vediamo cosa fare. Qua dentro c'è alta energia da raccogliere, ok. Che tra l'altro abbiamo anche implementata, quindi bene così. Però le cose che scrivono, cioè, hanno un senso, sono anche belle. Eccolo il tavolo da lavoro. Lo stavo aspettando. Allora, questi siamo a 23 e allora ne approfitto perché
Grind, sono la stabilità e la precisione, due cose che adesso ci servono più veramente del pane. 94 pezzi. Questa l'abbiamo già tutta potenziata. Partiamo dal fucile. 60-80-80. Questo. Questa, la balestra. ...60-80... Io vado con questa, raga. Io vado alla cieca. Il mio telescopico serve. Perché così possiamo costruire insieme grandi cose. A questo punto così. Eh sì. Poi con anche l'abilità potenziata. Adesso ci divertiamo. Il nostro villaggio è dall'altra parte dei campi. Aspetta, hanno controllato di qua. Quindi i campi aspettano adesso. Federico Campi scrive: a morte carabinieri mi scopo Giusy Ferreri. Grande Federico Campi. Il famoso TikTok, anzi era una live di Salvini, poi è diventato virale su TikTok, ma dettagli. Un pesce! No. Oracolo, ascolta la mia preghiera. Basta così. Sono già rotto il cazzo. Ti prego, proteggilo. Ma se te hai fatto la stronza, noi ci andiamo a Cattalev perché te sei una cogliona. Perché questo è... questa è la verità. Te sei una cogliona e noi ci andiamo a prendere Lev. Controllate i campi e il mondo. Dove stiamo andando? Vedi quella torre. Cazzo, ma questo è palesemente Assassin's Creed Brotherhood. No, Black Flag. Con sti campi qui. Sì, la vedo. Prosegui di là. Di là dove? Quella è da sola. Potrebbe essere un segnale. Non mi vedi, ti vedo prima io. Qui a destra, hanno un fucile. No! Ma non col... Ma... Bastava... Sei una cogliona. Bastava soltanto... afferrarla. Ma è vero, sono così tanti i lupi. È potuto succedere. Perché qua a sto punto serve da fare questo. Invece no. Io credo che se non li ammazziamo tutti possiamo farcela lo stesso. Credo, penso e spero. Vieni qui, passerotta, vieni qui. No, mi dì che torna indietro, no. No! Sì. Occhi aperti, a sinistra. Zitta. Muta.
punto è che c'è quello là, fermo, immobile, che rompe il cazzo. Godo. Fuori dal cazzo. Ok, buono così. Buono così. Eccola. Grazie per il dardo. Se vengo scoperto adesso è finita, ragazzi. C'è uno lì. Oh, Randall, lo posso prendere da dietro. Faccio vedere dove sono i suoi amici. I suoi amici sono via. No, i suoi amici sono esattamente lì. Situazione molto complicata. Non riesco a capire se questo è fuori o dentro. Per me è fuori. Qua dietro. Eliminazione furtiva. Ok. Ventitré integratori. Sti cazzi. A destra. Dietro non si può uscire, vero? Ovvio che no. Merda. Bene. Allora, niente, a posto. No, a posto un cazzo. Ma hanno scoperto. Via di qua. Tra le piante non mi becchi. Non mi becchi tra le piante. Niente da fa' fra. Scoprite dove sono. Io fo il giro largo. Siamo da qua sopra. Tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui, un cazzo, però vabbè.
Oh, meno male, qua dietro è un buon riparo. Riuscissi a prendere lui, raga. Ehi, hai visto qualcosa? Niente qui. Ok, via. Angel, vedi qualcosa? Non era niente. No! Via. Via. Dove siamo? Qua. Meglio di così non si poteva fare. Abbiamo lasciati dietro, vero? Spero di sì. Ok, non so quante migliaia di cose abbia lasciato dietro, però... Andiamo. È istinto di sopravvivenza, ragazzi. Fa male. Di qua. Qua che mi dà niente. Ok, rifornimenti. In realtà poco. Un dardo e basta. Ok, bene. In realtà c'è più di qualcosa. Terzo kit medico. Pugnali, no. Integratori 44, inutili. Comunque lanciare il mattone è stata proprio la svolta, eh? In che è stata la svolta? Un silenziatore no. Non ho mai trovato grande utilità a questo gioco del silenziatore, sinceramente. Magari poi un giorno mi pentirò amaramente di quello che ho appena detto, però... Boh. Abby, aiutami! Infatti sono tutte chiuse, quindi che cazzo vado a fare anch'io? C'è Lev? Speriamo di sì. Quello non è Lev, sicuramente. È la madre. Oh, grazie a Dio. Lev, è stata lei. Io ho provato a parlarle. Ho cercato di farle capire, ma lei... continuava a urlare. L'ha uccisa. Ha cominciato a inseguirmi. Ho provato a fermarla. Volevo solo spingerla via. E ha urtato il tavolo e... Ascolta. Chiara. Tu stavi solo cercando di difenderti. Non hai fatto niente di male. Andrà tutto. Tutta sta caciara per lui. Pensate un po'. Ok. Si rinizia. Hanno invaso l'isola. Dobbiamo scappare.